Una ricerca approfondita del territorio di Piagge dell'ingegnere Gabriele Polverari portò all'individuazione, 20 anni or sono, di questo importantissimo sito archeologico. Una grotta ipogea scavata nel tufo dall'uomo, recante inequivocabili incisioni sulle pareti. Domani alle ore 18, dopo un percorso lungo, una 20 anni, finalmente questa perla di Piagge sarà visibile a tutti e inaugurato anche il locale adiacente, di recente acquisizione, per uso espositivo. Sono passati 20 anni giusti dalla scoperta, dal 1996, quando iniziai una ricerca storica su Piagge e per la prima volta scoprì questo posto. Si tratta comunque sia di un luogo di culto molto importante e, come possiamo comunque notare, la struttura principale è caratterizzata da questa simbologia che è ricorrente e diversificata e dalla sua composizione così simmetrica da renderla comunque sia un luogo unico. Diciamo tanti anni, credo ormai 10-11 anni, dove si sono iniziati sia le ricerche e le pratiche per attivare il percorso di ristrutturazione. Oggi finalmente siamo arrivati al momento di poterla rendere visitabile. Credo che sia un momento importante per noi, anche per il nostro territorio, perché aggiungiamo un tassello importante al patrimonio esistente. Parlando di territorio, parliamo del territorio di tutta l'Unione Roveresca, dove già è in atto un percorso di visite sulle strutture esistenti. Ecco, poi adiacente a questa grotta ci sarà anche uno spazio allestito che servirà anche proprio da mostra, uno spazio espositivo. Sì, e questo ne stiamo già discutendo con l'associazione che poi curerà un attimo la gestione, che è la ProArt, un'associazione neocostituita qui a Piagge, che chiaramente avrà anche il compito di sia rendere visitabile la grotta e quindi organizzare anche eventualmente mostre e quant'altro per promuovere evidentemente la struttura.